19 maggio 1881. Nasce Kemal Atatürk, primo presidente della Turchia. Dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, che sancì la sconfitta e la dissoluzione dell'impero ottomano, divenne il simbolo dell'indipendenza e dell'unità nazionale della Turchia, da lui realizzate respingendo l'aggressione delle truppe franco-britanniche e dedicandosi poi a riforme costituzionali di ispirazione europea. Abolizione del sultanato, del califfato e del diritto canonico islamico, proclamazione della Repubblica e laicizzazione dello Stato. Organizzò un nuovo esercito e riunì ad Ankara una grande assemblea nazionale che nel 1920 affidò a lui la presidenza del governo. Dopo il trasferimento della capitale da Istanbul ad Ankara, introdusse anche l'alfabeto latino. Coraggioso e impulsivo, duro con oppositori e rivali, esercitò per 20 anni una dittatura incontrastata che riuscì a restituire al popolo l'orgoglio per la sua nazione, accompagnandola nel mondo moderno con la forma repubblicana dello Stato, di cui rimase a capo fino alla morte, avvenuta il 10 novembre 1938.